La pesca italiana versa in una crisi che appare sempre più irreversibile. Le imbarcazioni sono diminuite del 33% e 18.000 posti di lavoro sono andati persi. A contribuire alle costanti difficoltà la concorrenza di mari lontani e di barche croate, albanesi e nordafricane che hanno tagliato fuori mercato i pescatori italiani costretti a fare i conti con costi di attività alti. Poi la gabbia delle regole imposte dall'Unione Europea su misure del pescato e attrezzi di cattura. Si aggiungono inoltre disposizioni legislative da modificare che introducono pesanti sanzioni e stringenti controlli sulle attività esercitate. Aspetti ai quali da sempre presta attenzione l'onorevole Dem Laura Venitelli, prima firmataria di una proposta di legge in materia, i cui dettagli sono stati illustrati oggi a Termoli. Un documento contenente interventi per il settore ittico, delega al governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale, nonché norme sulla pesca sportiva. Non guardiamo a quelli che sono i deturpatori del mare, i deturpatori dei nostri fiumi, dei nostri, del nostro ecosistema e che vengono appunto colpiti in maniera più severa rispetto a quelle che sono le nuove disposizioni di legge, mentre c'è un'attenzione maggiore rispetto alla pesca professionale. Si guarda anche al welfare, si guarda al welfare con l'introduzione del sistema della cosiddetta cassa integrazione ordinaria o simile al sistema CISOA dell'agricoltura. E ancora si guarda alla pesca sportiva e professionale con la istituzione di un fondo nel quale andranno a finire una parte di quelle che sono le sanzioni che colpiscono i pescatori che diciamo non si attengono a quelle che sono le regole. Quindi un messaggio anche quello della socializzazione, se vogliamo, della sanzione: ti punisco, ma una parte va nel fondo che diciamo vorrà sostenere ed aiutare coloro i quali invece fanno la pesca nel rispetto di quelle che sono le norme che vanno appunto a garanzia del nostro sistema marino. Noi abbiamo già incardinato una proposta di legge, questa proposta viene abbinata, abbiamo intenzione anche di portarla in aula per la fine del mese di maggio.